Grande successo per la mostra dell'artigianato artistico di produzione e del servizio ospitata nel fine settimana pasquale al Movicentro di Bra, grande vetrina delle realtà artigianali della provincia di Cuneo, organizzata dalla Confartigianato Cuneo, zona di Bra. Per 3 giorni esposizione e dimostrazioni dal vivo di maestri artigiani con ingresso gratuito. Non solo manufatti dell'edizione 2015, ma anche gusto e musica. Nell'area infatti presenti anche gli artigiani del gusto con una speciale piazza dei sapori tra esibizioni e degustazioni, mentre nel piazzale un ballo palchetto è stato a disposizione di tutto il pubblico. Una presenza che ormai si ripete da tanti anni grazie alla collaborazione che c'è col Comune di Bra e con la Cassa del Risparmio di Bra, che rappresentano due istituzioni importanti per questo territorio che noi ringraziamo. Riportiamo quelle che sono le eccellenze artigiane del territorio e portiamo il progetto dell'anno 2015 legato alla valorizzazione del cibo. Sarà un anno impegnativo perché le eccellenze dell'artigianato cuneese sul cibo sono veramente tante. Cercheremo in ogni manifestazione sul territorio di dare visibilità a quelle eccellenze che ci sono su quei territori. Quindi in questa circostanza abbiamo aziende del territorio braidese che si distingue innanzitutto per numeri di imprese, ma anche per grande capacità di produrre di queste aziende. Avremo poi quest'anno una presenza estremamente importante a Milano, all'Expo, con il sistema Confartigianato Nazionale nel Padiglione Italia e poi attraverso un Fuori Expo in Milano, in via Tortona, dove porteremo per 10 giorni le eccellenze della provincia di Cuneo proprio per farle conoscere. Insieme a questo evento c'è tutto un discorso di valorizzazione delle imprese attraverso un B2B che farà sì che potremo far conoscere alle nostre, diciamo, ai paesi che parteciperanno all'Expo, potremo far conoscere molte delle nostre aziende e quindi potranno apprezzare e speriamo che tutto questo porti business per le nostre aziende in un momento in cui ce n'è veramente bisogno. L'associazione è fortemente impegnata in questo momento di difficoltà a dare supporto alle aziende e anche per valorizzare le eccellenze della provincia di Cuneo abbiamo generato questo brand di Mestieri del Gusto che porteremo per tutto l'anno 2015 e oltre in tutte le manifestazioni, cercando di far cogliere i momenti di qualità della nostra produzione. Anche perché, Presidente, lo possiamo sottolineare, è di un vanto per la provincia di Cuneo. Quando si parla di artigianato si parla soprattutto di artigianato di alta qualità. Sì, abbiamo un artigianato che è riconosciuto nel mondo per le sue peculiarità e per l'ingegnosità dei nostri artigiani con i loro prodotti. È un artigianato diffusissimo che è trasversale su tutti i settori e il nostro dovere è di farlo conoscere tutto, non solo quello del food, ma anche quello delle lavorazioni più tradizionali. Quindi molte cose in fermento, in previsione, come diceva lei, dell'Expo di Milano. Sì, come dicevo, oggi la stampa riporta un dato significativo che tutti i giorni perdiamo delle aziende artigiane e il nostro impegno deve essere proprio quello di combattere in modo importante questa situazione di difficoltà creando occasioni di lavoro. Il futuro è ancora nelle nostre mani e penso che col supporto importante dell'associazione potremo cogliere le opportunità che speriamo una ripresa dell'economia ci porti. Moltissime conferme, anche novità per questa 15ª edizione. Certo, speriamo che il tempo sia clemente quest'anno rispetto agli anni scorsi. Comunque siamo giunti alla 15ª edizione della mostra dell'artigianato artistico di produzione, ovviamente organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo, zona di Bra, e questa è una vetrina per la valorizzazione dei nostri artigiani, dei nostri prodotti. Novità di quest'anno come anno tematico, che è anno del cibo, sulla piazza abbiamo istituito due pagode dove verranno fatte delle somministrazioni di cibo, ovviamente prodotti tipicamente locali, confezionati da artigiani, abili artigiani della gastronomia. Abbiamo visto spazi non solo al chiuso all'interno del Movicentro, ma anche una bella vetrina all'aperto dove primeggiano i fiori e non solo. Certo, oltre al taglio tipicamente commerciale e promozionale che al piano terra sono dato al Movicentro, ci sarà la parte superiore dove ci sarà un'esibizione di laboratori dove i piccini anche grandi si potranno cimentare in quelle che sono le peculiarità dei prodotti artigianali, la ceramica piuttosto che il vetro. Ci sarà un'esposizione di moto d'epoca sapientemente ristrutturate dal CNOS, dal CFP Salesiani di Bra, tra le quali una di queste verrà poi donata a Papa Francesco nell'occasione della sindone. Ovviamente questa è l'anno del cibo, in concomitanza con questo evento mondiale che è Expo 2015.
Tanti sono gli appuntamenti per la zona di Bra, come ad esempio quest'anno abbiamo anche l'anno di CIS, e di conseguenza quest'anno prenderemo per la gola. Speriamo che la partecipazione sia in tanti, il tempo sia buono e vi aspettiamo in tanti al Movicentro di Bra. Presidente, un'ultima battuta, visto che lei ha parlato di cibo e siamo a Bra, la fa da padrona anche la salsiccia? Certamente, è il nostro, la nostra tipicità di Bra, la salsiccia di Bra, ovviamente unita a quello che è il panino, il classico McBra, che verrà anche distribuito in questi giorni in tutto quello che è la kermesse, di tutto quello, il corollario della Pasqua braidese. Siamo alla 15ª edizione, se penso alla prima in cui ero vice sindaco e in cui la lanciamo con l'amministrazione di cui facevo parte, mi sembra 3 minuti fa. Sono passati 15 anni, sono passati 15 anni di una rinnovata edizione della mostra dell'artigianato che ha coniuga diverse attenzioni. Intanto la inserisce all'interno di una più ampia serie di iniziative che tra oggi, domani e dopodomani caratterizzeranno Bra, centro dell'attenzione per l'artigianato, certo, per l'agricoltura con la fiera di Pasqua e Pasquetta e con un momento di turismo legato alla nostra salsiccia di Bra, al mitico e primo panino d'Italia, il McBra. Ma siamo qui a inaugurare una mostra che è il segnale dell'attenzione dell'amministrazione, il segnale dell'attenzione veramente della città nei confronti degli artigiani, del loro impegno, nonostante i momenti molto difficili, i momenti di crisi molto difficili, del loro impegno a voler riemergere, a voler far valere quel che vale la piccola e media impresa. D'altronde il nervo su cui si incentra la possibilità di sviluppo futuro riparte di lì, e oggi con il rinnovato impegno di questa mostra, che in qualche modo anticipa l'Expo e quindi nei suoi vari aspetti, certo a tutti i comparti artigianali, ma con l'attenzione particolare agli artigiani del gusto, diciamo, Expo è già un momento anche qui. Sindaco, edizione incentrata sul tema del cibo, lei giustamente ha accennato alla salsiccia, al McBra, farà un po' da preludio anche a CIS. Certamente, nel senso che il filo conduttore di una serie di iniziative delle manifestazioni braidesi stanno intorno al cibo e sono collegate direttamente con Expo, dove avremo una presenza, e da Expo di rimbalzo verso Bra per alcuni momenti importanti che partono oggi e che si chiuderanno nell'autunno con la decima grande edizione di CIS.